Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi voglio parlare di 5 profumazioni che gentilmente mi sono stati donati in sample, quindi 4 mi sono stati dati appunto quando ho fatto un ordine tramite un sito e appunto ho richiesto qualche campione di Novi nel 1942 e invece uno di loro è stato gentilissimamente regalato da una persona che stimo moltissimo, con cui appunto ci scambiamo informazioni tramite Instagram di profumazioni. Lui è Stefano Acerra, che appunto è questa persona che riesce a farmi conoscere attraverso degli omaggi, dei regali, i profumi più importanti o comunque di nicchia e non maschili. Quindi così riusciamo a parlare anche per voi maschietti che mi seguite, che a volte appunto mi dite che io dedico pochissimo dei miei video a voi. E oggi appunto facciamo una carrellata di Nobile 1942, che è questa azienda completamente italiana, nata a Genova. Allora, partiamo con il primo profumo che è Maglia, sempre appunto di Nobile 1942. Come vedete, il sito da cui avevo ordinato è Nios. Allora, Maglia è un profumo che nasce per essere un profumo da donna, quindi femminile, basato su molte note, davvero tante note. Adesso ve le elenco. Le note di testa sono maggiorana, che è questa erba officinale molto molto utilizzata anche in cucina, note fruttate, pepe rosa e mandarino. Nell'apertura io, ragazzi, ci sento tantissimo il pepe, cioè proprio un profumo davvero super pepato, cioè il pepe rosa qui è al limite dell'essere pungente per il naso. Nelle note di cuore troviamo lo smanto, che è molto dolce in questo caso, di nuovo il pepe nero, la rosa e il fiore di tabacco. Quindi qui, ragazze, per chi volesse essere una bad girl, questo è fantastico, perché è proprio un profumo pepato al massimo con il tabacco mescolato ai fiori. Parliamo adesso delle note di fondo di questa meraviglia. Abbiamo il muschio di quercia, il vetiver, il benzoino, il patchouli e il muschio. Allora, vi dico che cosa assomiglia per me. Immaginatevi proprio quando aprite il vostro scrigno delle spezie e quando avete quelle declinazioni varie dei pepi. È un profumo molto molto pepato, cioè veramente molto pepato. Deve piacere il pepe. Io, ad esempio, sono un amante del pepe. Per poi spostarsi sulla nota del tabacco, quindi fumoso. È un tabacco però con il fiore del tabacco, quindi è più soft, è molto più femminile del tabacco in sé. E poi finisce su questo fondo di muschio, di quercia, di vetiver, fortissimo. Cioè, io questo me lo immagino su una cowgirl, cioè nel senso, invece che il cowboy, mi immagino questa donna del West, super forte, che indossa maglia ed è una bad girl. Quindi questo non è un profumo soft, è un profumo che urla, è un profumo fortissimo, pepato, a me piace da impazzire ed è estremamente estremamente sensuale. Poi troviamo un profumo estremamente complesso, estremamente caldo, che è il Capriccio del Maestro. Allora, questo è un profumo che, se vedete un pochettino il colore, è ambrato, quindi è molto molto intenso, è maschile a mio parere, anche se viene declinato come unisex. È un profumo ambrato, molto caldo, speziato, quindi perfetto per la stagione invernale. Ah, è fantastico, meraviglioso, è buonissimo. Io lo vedo benissimo su un ragazzo, un uomo vestito bene, vestito elegante. Vi dico le note olfattive perché ce ne sono davvero tantissime. Abbiamo questa apertura di rum, cannella, orchidea e spezie. Quindi, cioè, partite col botto. Io infatti sento tantissimo, ma tantissimo l'odore del rum. In apertura è bello forte, non è un rum alcolico, è un rum invecchiato, un rum dolce, e si sente tantissimo questa nota. La cannella la sento un pochettino meno. Poi nelle note di cuore troviamo il miele, il tabacco, il benzoino e la fava tonka. Quindi sono tutte in realtà note che
danno un corpo pazzesco questo profumo, e per quello che vi dico è un profumo che secondo me va dosato, perché è davvero intenso, molto 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 caldo, quindi avete la nota del tabacco, ma io sento tantissimo la nota del miele, quindi è un po' più sul dolce, cioè meno spigoloso dell'apertura. Poi abbiamo il labdano, il muschio bianco, la cumarina, la vaniglia e il patchouli. Questo è veramente uno di quei profumi che sono fantastici, sono proprio quella nicchia che senti lavorata bene, con delle materie introvabili e fantastiche, quei profumi che dici, allora questo è un profumo strutturato, prezioso, un profumo ricco. E lo vedo benissimo, come vi dicevo, su un uomo, molto molto meno su una donna, anche se comunque quella parte di orchidea e di miele è molto dolce, ma comunque rimane un ambrato speziato unisex maschile, secondo me. Altra profumazione di cui vi voglio parlare è famosissimo, di Nobile 1942, ed è Castativa. Allora, questo è un profumo super femminile, è un floreale giallo, quindi la combo di fiori gialli e fiori bianchi con note fruttate lo declina e lo fa destinare a un pubblico femminile. Poi nulla toglie chi vuole indossarlo anche il pubblico maschile. Allora, partiamo con delle note fruttate e note verdi e con delle note di frangipane. Allora, questo fiore così utilizzato nella parte estiva dell'anno, il frangipane è questo fiore super odoroso e meravigliosamente con un odore fantastico, molto forte, preponderante, e che secondo me, se indirizzato con delle note fresche, prende più una declinazione estiva; se invece declinato con delle altre note più calde, sa un po' più di cremosità, quindi dà quella cremosità anche a profumi che si indossano prettamente nelle stagioni invernali. Allora, in questo caso è abbinato a tutte e due le tipologie di note che vi ho detto, quindi è molto cremoso. Nelle note di cuore invece abbiamo tutta la parte floreale dell'ylang ylang, del gelsomino, del neroli, dello smanto, e tutti i fiori molto molto odorosi, per poi terminare nelle note di fondo con due tipologie di muschio, quindi il muschio di quercia, il muschio bianco, la vaniglia e l'ambra grigia. È una profumazione molto molto ariosa, molto fresca, super 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 floreale, e diciamo che il frangipane qui è molto molto ben calibrato, perché è un frangipane estivo molto fresco, ma nello stesso tempo accompagnato dall'ylang ylang. Mi ricorda quelle profumazioni che comunque vengono utilizzate nell'estate, sapete, quelle creme solari al cocco, al tiare, piuttosto che, ovviamente non ha nulla di tutto ciò, sto dicendo delle cose blasfeme, però mi ricorda molto quello. Invece io da Castativa mi aspettavo magari una profumazione più forte, più per una donna, più, come posso dire, con delle note tipo aldeidiche, una rosa bulgara, piuttosto che un'orchidea forte. Invece qua è un profumo molto fresco, molto floreale, e adattissimo ad ogni stagione, e devo dire che, per quanto io non lo acquisterei su di me più che altro, perché ho tantissimi profumi con il frangipane, e di cui tra l'altro vi ho parlato in altre classifiche, quindi preferisco più quel genere lì, Castativa comunque può essere utilizzato da tutte in qualunque fascia d'età, ed è veramente un floreale molto molto particolare. Adesso arriviamo a uno dei miei preferiti in assoluto, un profumo unisex, ed è Sandalo Nobile. Allora, il sandalo per me è una di quelle note che c'è sempre stata nella mia vita. Mia mamma è sempre stata un amante della vaniglia e del sandalo, quindi sono cresciuta con delle fragranze molto molto calde, e quindi nel mio immaginario il sandalo è una cosa molto familiare, una nota molto molto comfort, quindi mi piace tutto ciò che lo ricorda e tutto ciò che lo caratterizza. Questo Sandalo Nobile, ovviamente di Nobile 1942, diciamo che nonostante sia molto duro come profumo, molto legnoso, secondo me è fantastico, cioè veramente è prezioso. Questo profumo mi fa venire in mente
tutta la ricchezza del mondo, cioè è regale come profumo. Apre con delle note di zafferano e di cumino. Poi abbiamo il fiore dell'iris e la foglia di fico. Quindi abbiamo questo abbinamento abbastanza particolare. L'iris che dà la parte talcata e il fico che vi dà quella sensazione di latte. A me ricorda molto il latte, il fico. Poi abbiamo il balsamo del Gurjan, che è appunto questo balsamo che io, da quello che ho appreso, è molto simile al balsamo di Tulu, però è più fresco, frescheggiante, stavo per dire, molto più fresco. Il benzoino del Siam e il sandalo. Cioè questo, ragazze, nonostante sia maschile o comunque molto forte come odore, quindi io lo vedo più su un uomo, questo è pazzesco, cioè è veramente indescrivibile. Immaginatevi il legno del sandalo più prezioso, un legno chiaro, con questo balsamo resinoso, con il latte del fico. Cioè, questa è una creazione fantastica, assolutamente nella mia wish list delle full size. Ultimo profumo di cui vi voglio parlare è in un atomizer diverso. Questo è stato il regalo di Stefano Acerra, appunto, questo mio amico, che mi ha regalato questi campioni gentilissimamente per farmeli appunto annusare. Allora, questo invece è il Sentiero degli Dei, sempre di Nobile. Allora, io quando ne ho sentito parlare presumevo che fosse molto maschile, ok? Non so per quale motivo, ragazzi, sinceramente, perché si apre con delle note di limone, foglie verdi e frutti. E qui inutile dirvi che la predominanza ce l'ha il limone, almeno per il mio naso. Come note di cuore troviamo la rosa, il gelsomino, i fiori d'arancio e l'iris. Quindi è proprio un profumo super 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 femminilizzante, e poi si capovolge tutto nel finale, come sempre nei profumi artistici, dove c'è proprio questa sorpresa meravigliosa, dove nelle note di fondo troviamo note di legni bianchi, fava tonka, ambra e muschio. Allora, questo è una profumazione che veramente merita di essere sentita, anche perché quando ho letto le note mi aspettavo qualcosa di più particolare. Io non so perché, mi aspetto sempre qualcosa di super particolare dalla nicchia, anche se poi alla fine le cose più semplici sono sempre le migliori, no? Allora, questo è un profumo molto molto femminile, secondo me. Tralasciando un po' il genere del profumo, la fragranza in sé la sento molto floreale. Cioè, al mio naso c'è subito il limone, poi c'è subito il gelsomino, la rosa, e poi l'iris lo sento davvero poco, è molto fresco, è molto floreale bianco più che altro, e poi sento un pochettino la spigolosità del legno finale e del muschio. È un muschio molto dolce, un muschio molto soft e quieto, nulla di invasivo come può essere un montale. Freschezza assoluta, fantastico per la stagione estiva. E ovviamente la storia narra, andate a vedere poi sul sito di Nobile, adesso non sto qui a dirvela tutta, però di questo cammino che poi viene declinato e denominato Sentiero degli Dei, che si trova poi vicino alla costa amalfitana. Secondo me ha tutti gli odori della costa campana, nel senso che ha la parte dei limoni, la parte della rosa, la parte del legno. È veramente un profumo strutturato benissimo, per nulla semplice, nonostante le note siano comunque non particolarissime. È veramente fantastico, mi piace un sacco. Adesso lo faccio provare anche a mio fidanzato per vedere un attimo come lo porta lui, però assolutamente il Sentiero degli Dei è molto tranquillo come profumo, agrumato, fresco, leggero, arioso, gelsomino, rosa, grandissimo. Molto bene, ragazzi e ragazze, anche per oggi il video è terminato. Sono molto contenta di avervi fatto vedere questa carrellata di campioni, in cui ovviamente non ho la full size per adesso, ribadisco per adesso, ma volevo assolutamente darvi una mia opinione e parlare con voi di Nobile 1942, in quanto è un'azienda super italiana, ma non tanto per questo, proprio perché fa delle creazioni che
io ho conosciuto purtroppo tardi, purtroppo l'ho conosciuta l'anno scorso, e anche perché, come sapete, mi sono avvicinata alla nicchia particolarmente dal 2000 dal 2018, non prima, e quindi fatemi sapere assolutamente qua sotto nei commenti quali mi consigliate di andare ancora a sentire, di richiedere campioni e qual è il vostro preferito. Io intanto vi mando un mega bacio, ci vediamo al prossimo video. Ovviamente, se vi è piaciuto questo, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo al prossimo. Un bacio, let's talk about!